would you be if you had given to protection? Carissimi amici, ben ritrovati al martedì sera col nostro impegno ormai da tanto tempo, da un paio di anni, con Don Chisciotte e Mulini a Vento, la nostra trasmissione che ci permette di conoscere tanti ospiti, tante problematiche, quindi di allargare la nostra conoscenza nel nostro modesto programma. Stasera è una serata interessante perché parleremo, e questa è la prima volta che ne parliamo, dell'Assemblea Costituente Islamica. Se ben vi ricordate, già altre volte è venuto nostro graditissimo ospite Hamza Picardo, che è stato il traduttore ufficiale del Corano in italiano, ed è venuto nella nostra trasmissione, credo, due o tre volte, se non erro. Questa volta abbiamo invece una gentile signora, italo palestinese di Modena, nata a Modena ma trapiantata a Milano, che ci parlerà quindi di questa assemblea costituente che si sta organizzando in Italia per i musulmani sia autoctoni, cioè nati in Italia, sia per gli italiani che hanno abbracciato la fede islamica. E l'importante, come ci spiegherà poi la nostra ospite, che Amina Al-Zer ci dirà le motivazioni, il perché di questa scelta, e ci darà delle notizie su questo argomento in cui se n'è parlato. Ho dato un'occhiata ai giornali, se n'è parlato più o meno in maniera corretta, e quindi serve una voce all'interno che ci spieghi questa realtà. Cara Mina, innanzitutto ti ringraziamo di essere con noi. E so che tu hai tanti impegni, a parte quello di madre. Ah, sì, sì. Perché è quello principale. Un bell'impegno. E sei nel direttivo dell'Associazione Islamica di Milano. Sì, e anche come così rappresentante stasera per questa Assemblea Costituente Islamica. Da dove nasce questa idea e perché? Allora, Hamza Roberto Picardo ha lanciato l'idea della Costituente Islamica, e tutto è partito da luglio, beh, già un po' se ne parlava, e io appena me ne ha parlato, cioè, ho voluto aderire, ho accettato al comitato promotore per l'Assemblea Costituente. Non confondiamoci, perché molte volte ci confondono per l'Assemblea Costituente. Noi siamo il comitato promotore. Ecco, certo. Il comitato, che è formato da 22 persone tra uomini e donne, in cui c'è un direttivo, una giunta, e io faccio parte della giunta consigliere. Allora, questa assemblea come avete capito più o meno tutti, è un progetto che tende a una elezione di rappresentanti della comunità islamica democraticamente eletti. Ecco perché io ho aderito subito, perché mi piaceva questa idea di una piattaforma web dove venissero appunto eletti dei rappresentanti democraticamente. Anche come avete anche capito, non so se siamo stati chiari dai video che sono usciti ultimamente di alcune persone del comitato, piano piano usciremo tutti quanti, che vuole essere un soggetto questa assemblea che potrà fare richiesta ufficiale alla presidenza del Consiglio per un'intesa con lo Stato. Benissimo. In base a... ecco. E questo proprio la motivazione di questa scelta quasi obbligatoria, perché già se ne è parlato negli anni scorsi, mi ricordo che ne parlai da tanto tempo con Picardo e proprio con Hamza, perché ci furono delle difficoltà, è stato un percorso abbastanza difficoltoso
calcolando il numero dei musulmani che vivono in Italia. Quasi 2 milioni di musulmani in Italia, e per questo che è un grande progetto questo. E io spero, con l'aiuto di Dio, con tutta la nostra buona volontà, insomma, le buone intenzioni, che riusciremo in questo progetto e che più musulmani aderiranno attraverso questa piattaforma web, che questa è la novità, di potersi iscrivere attraverso la piattaforma web, e puntiamo sulle singole persone, non sulle associazioni. Anche questo è una novità. Avete visto voi che ogni volta usciamo con diverse spiegazioni attraverso la nostra pagina, la Costituente Islamica, pagina di Facebook, e siamo anche su YouTube, Twitter, e avete saputo anche che c'è la nostra radio, Radio Sì, ho Costituente. sentito oggi Ah, la l'avete sentito? vostra radio, certo. Ecco, quindi è un grande lavoro. Come avete visto, l'Assemblea Costituente poi sarà rappresentata da più o meno 100 persone. Vediamo quante, tra uomini e donne, quante saranno le iscrizioni. Ci bisogna fare ancora un grande lavoro, una grande propaganda, convincere anche quelli che sono per il ni, diciamo. E io sono qui, vedi, anche oggi ho accettato di partecipare, appunto, per parlare dell'Assemblea E Costituente. questo ci ha fatto molto piacere. Ah, mi Sono un po' sono spaventata. dimenticato di dirti, Sì. perché è il nostro ospite, no, il nostro collaboratore, il nostro amico da tanto tempo, e partecipa alla mia trasmissione. Abbiamo da Bari Ugo Lombardi, medico. Saluto la signora Azer, naturalmente sono Piacere, contento. Ugo. Piacere. Buonasera. Grazie, grazie. Sì, Alfredo, ti ringrazio. Saluto naturalmente Rosario, il nostro regista, grazie al quale possiamo fare queste bellissime trasmissioni. Dimmi, Alfredo, se mi dimmi, hai dai qualche l'opportunità, domanda? sì, io naturalmente questa iniziativa molto bella che ha prospettato la signora Alzer mi pone alcune perplessità, cioè non mi chiedo come possa poi aderire un'iniziativa nobile come quella di cui parla la signora Amina, con i principi della nostra Costituzione, soprattutto in virtù di una, diciamo, di un'idea, come si dice, teocratica. Voi avete le vostre, diciamo, leggi, che sono leggi religiose, e a volte le leggi religiose non sempre coincidono con quelli che sono i dettami della nostra Costituzione. Alcuni esempi sono, mi corregga se sbaglio, signora Alzer, per esempio la poligamia. Voi riconoscete la possibilità di avere più mogli, e come può coincidere questo vostro, uno dei tanti esempi, con invece le nostre leggi, che questo rapporto, diciamo, non lo accettano, non lo ammettono. Mi viene da fare una battuta, però vabbè, mi trattengo. Allora, Io ho capito cosa mi vuol dire, però ufficialmente è così. sì. Lo sapevo che mi trovavate fuori la poliginia. Diciamo le cose come stanno. Parliamo della poliginia, perché la poligamia si intende anche le donne con più uomini. Poliginia, voi intendete un uomo con più donne, con più mogli. Va bene. Questo che si parla, poliginia. E quindi, cioè, comunque, non possiamo trascurare il fatto che ci sono quasi 2 milioni di italiani, di musulmani italiani, comunque in Italia. E quindi prima o poi dovremo fare questa intesa con lo Stato. Se il problema è perché nell'Islam, con determinate regole, non è che è all'ordine di tutti i giorni, ci sia la poligamia, che è in contrasto, quando in Italia io, tutti i miei amici, cioè la maggior parte che ho, comunque, non voglio dire quasi tutti, o hanno l'amante, o comunque hanno donne senza i loro diritti, cioè c'è l'amante e la moglie ufficiale e l'amante. Quindi boh, a volte mi sembra che si cade un po' anche nell'ipocrisia, cioè quelli che conosco, anzi, molti si vantano anche di dire che hanno più di una donna. Non credo che sia questo il problema, e nessuno vuole andare contro la Costituzione, anzi, ben venga. Infatti, quando mi viene anche recriminato che noi pretendiamo solo diritti, cioè noi prima di tutto i nostri doveri,
Cioè, io sono una cittadina italiana musulmana e prima di tutto ho i miei doveri, pago le tasse, mi comporto, seguo le regole, chiedo solamente un'intesa con lo Stato. Non ci vedo incompatibilità in questo per il fatto della. Scusi, signora Alzer, diciamo, facciamo un esempio pratico, no? Sì. Naturalmente lei ha ragione, ma non possiamo ufficializzare la mazzetta anche se la prendono tutti, no? No, ma adesso Mi scusi, mi non stavamo scusi neanche l'esempio, pensando, però certo, ma non ci stavamo neanche pensando però alla pandemia comunque in questo però momento. ecco, mi faccia Sì. continuare, perché questo diciamo che dalle nostre parti diciamo, le unioni di patto, e quindi il matrimonio, oppure le ufficializzazioni, prevedono poi alla morte del coniuge la reversibilità dello stipendio, no? Ecco, nel caso che si abbia la possibilità di avere diverse mogli, lei crede che questo problema possa essere, è un esempio, insomma, ecco, Certo, come possa essere no, risolto? no, non voglio fare la politica, ci mancherebbe, non lo sono, è un bel problema, così come quando tanti, anche adesso ho tanti casi che seguo dove c'è l'amante con i figli, la moglie muore, lui, ci sono dei problemi, cioè senza poliginia, tra virgolette, senza moglie ufficiale c'è già questo problema, c'è già, quindi cioè, dobbiamo comunque risolverlo, credo, no? C'ho anche molte amiche non musulmane. Che sono rimaste incinte, era l'amante, è capitato il figlio e hanno dei grossi problemi. Sì, il figlio è naturale, però poi ci sono altri problemi che sappiamo bene, quindi questo è sempre un problema per lo C'è poi Stato. da dire una cosa in difesa del concetto islamico di poligamia, che esiste una legge sul Corano in cui spiegano attentamente la realtà della poligamia, che può essere poligamo solamente l'uomo che può mantenere in maniera corretta e non preferenziale le proprie mogli. Cosa che io credo che in Italia sia piuttosto difficile, Sì, ma dato che già molte. diventa difficile mantenere una famiglia, immaginati. Esatto, ma però ci può essere la persona che sta bene economicamente, può avere anche più di una donna, ma non è solo questo, forse è solo una questione economica, è il saper essere giusti, che Esatto. sanno che si sarà giudicati da Dio, cioè è una grossa responsabilità, nonostante molti possano pensare, vedi, ha più di una moglie, si diverte, ma io credo che. Non sia un divertimento, anzi, quando era stato fatto scendere quest'aria era un periodo dove c'erano guerre. Immaginate in Siria con tutti gli orfani che ci sono, donne, ci sarebbero una donna per 10 uomini, no, scusatemi, 10 donne per un uomo, cioè ci sono donne che finiscono magari anche a prostituirsi, non ce l'hanno. Allora, in questo caso, io vedo che la poliginia possa risolvere. Questo caso dove ci sono tante donne vedove con bambini hanno bisogno di protezione di un uomo in famiglia, però non vedo questo caso qui in Italia, insomma, non c'è questo No. problema. Pensiamo E come risolverebbe lei, signora Alzer, io. il rapporto, diciamo, che forse non è tanto paritario uomo-donna che nella vostra Nell'Islam? religione? Ma io Credo sono molto che, tranquilla. voglio dire, un uomo, mi corregga naturalmente se dico cose Sì. sbagliate, un uomo, diciamo, che abbia la fede islamica, la religione islamica, credo che possa allontanare la propria donna senza tanti giri di parole, cioè voglio dire, decide di mandare via una donna, la manda via, senza alcun diritto che essa possa vantare, o No, sbaglio? c'ha dei diritti anche la moglie, cioè anche la donna, anch'io posso chiedere il divorzio se ci sono dei diritti. Cioè anche la donna ha diritto di chiedere il divorzio, non solo l'uomo. Come la donna può sbagliare che magari pretende il divorzio per niente, anche l'uomo può sbagliare. Quindi qui l'Islam riconosce diritti alla moglie come doveri, così come l'uomo come per la donna. Non c'è questo problema. Io ve lo dico in prima persona, sono divorziata, mi sono risposata, ho chiesto il divorzio, non mi vergogno a dirlo, ho sofferto nella mia vita e l'Islam ha riconosciuto questo mio diritto. E sono una donna Questo che lavora, ovviamente. cerca di essere No, utile ai figli. Non c'è questo dunque, problema.
Poi ci sono problemi culturali, sono, purtroppo ci sono dei problemi culturali che non c'entrano con l'Islam, lo dirò sempre, magari seguissero l'Islam, allora guarda, saremmo tutti a posto, ve lo dico No, proprio. Ugo, purtroppo abbiamo una realtà discriminante. Abbiamo una realtà discriminante dovuta alla non conoscenza. Ed Ah, è certo. estremamente grave questo fatto perché al giorno d'oggi, fino a qualche anno fa, non aveva una grossa importanza perché il rapporto presenze islamiche in Italia era piuttosto basso. Sì. Non solo grazie alla immigrazione, all'entrata della realtà di questi giorni dell'immigrazione, ma anche dell'accettazione dell'Islam da parte degli italiani, questo rapporto è cambiato. E si sentono e si leggono sui media affermazioni che purtroppo non stanno né in cielo né in terra. E io sono stata una presa di bersaglio, sono stata bersagliata, dato che il mio video che è uscito nella Costituente Islamica, la pagina di Facebook, ha avuto tante visualizzazioni del posto, siamo a 51.000 visualizzazioni senza avere pagato per promuovere il video. E ho avuto degli insulti che non sto neanche a riportare, all'inizio mi hanno ferito, invece adesso cioè, non mi arrabbio più, non ci rimango più male, ma ho visto un'ignoranza incredibile, anche di persone che hanno cominciato a scrivermi privatamente dicendo che loro da cristiani mi condannano e mi dicono che io dovrei tipo morire, andare in Siria, dovrei essere lapidata, che io non ho saputo difendere la patria, non capisco cosa c'entra, che sono una traditrice. Allora io dico, ma come? Che non sono, che sarò una donna sempre schiava, che presto sarò sgozzata perché sono musulmana. Allora io ho chiesto, ma se siete cristiani, la Bibbia insegna questo? Cioè, voi mi state dicendo che devo essere uccisa a merito di morire, non mi sembra. E delle volte quando mi metto poi a dialogare si calma, cioè si placa il tutto e spesso mi dicono, no, guarda Mina, non ce l'abbiamo con te, ma abbiamo paura dell'Islam. Allora ho detto, ma leggete. Oppure mi dicono il Corano che leggono che non è tradotto, tipo, cioè il Corano che io leggo è tradotto da Hamza Piccardo, da Pasquini, con versetti che sono stati manipolati. E quindi alcuni hanno veramente paura e la paura sappiamo che fa perdere la testa. E questo mi dispiace, Giusto. che io non avrei tempo di rispondere con tutti, ci vorrebbe solo un lavoro per poter dialogare con tutti quanti, anche quelli che lo cercano. Mi dispiace perché non ho il tempo e mi dispiace che uno possa vivere con la paura, non lo vorrei mai io questo. E quindi, anche se non tollero, cioè non è giusto insultarmi o darmi della poco di buono, mi dispiace, anche qui siamo Purtroppo caduti. è il program della paura questo. Sì, ma sembra che siamo tornati come abbiamo messo un po' ai tempi precedenti, a quelli storici degli accordi, cioè mi sembra che stiamo tornando indietro e quindi devono minacciarmi e dirmi anche di tornarmene a casa mia, perché non è questa la mia casa? Cioè non sono Vabbè, fortunata andrai per da niente. Milano, tornerai a Modena, al massimo Modena, proprio. magari in Emilia mi vogliono, dai tutti i Ma signora Mina, miei. Sì. se Alfredo mi consente di... Certo, vai, vai. Al di là del fatto che le nostre, diciamo, religioni hanno in comune Abramo, insomma, sono abramitiche, quindi abbiamo una religione monoteista, ma lei non crede che la religione... qualunque essa sia il credo che possegga, serve soprattutto per una crescita interiore. Cioè la religione ci deve abituare a ritrovare noi stessi, al di là di quelle che sono i vari credo che ognuno di noi ha. E quindi siamo tutti cittadini di questo mondo. Sì. Lo credo fermamente, tant'è che appunto che sono io che sono aggredita in quanto musulmana da persone che mi dicono sono cristiana e tu e mi aggrediscono. Io non dico mai sono musulmana e ti devo aggredire perché sei cristiano, hai un altro credo, sei ateo, agnostico. Io non ce l'ho questi problemi. Io convivo tranquillamente e chi sono io per giudicare gli altri? Ma chi sono io? Nessuno, appunto, come diceva lei, io con il mio credo devo crescere interiormente e Dio mi ha insegnato e so
che non devo giudicare a priori. Cioè, siamo tanti popoli, ci sono tante religioni, possiamo benissimo convivere. Io non ritengo che siano le religioni il problema. Qua Certo. subentrano altri fattori, altre culture, e quindi poi succede anche lo scontro. La paura, il non sapere, perché non si sa. Ecco perché tante volte io vorrei promuovere le iniziative anche della moschea aperta, che a parte che è aperta comunque dove vado, dove sono io, ma tutte le moschee, però proprio promuovere delle iniziative per non aver paura, per confrontarsi, per parlare. È questo che è importante. Ma al giorno d'oggi vedo che anche nella società, qui tra vicini di casa, a momenti non ci si conosce, non ci si parla, tante volte non ci si saluta, è un problema questo. Così che crescono le paure, poi si accende il televisore, magari vengono date anche notizie non vere, non si va a fondo, ed ecco che nasce il giudizio, come me nel video. Ah, sei una velata, ah, sei una povera sottomessa, vedrai la tua fine che farai. E lo dicono convinti molti. A me questo spiace, però io sono qui, non c'è nessun problema, sono aperta al dialogo. Non ti giudico, non mi giudicare, non pretendo niente, non chiediamo niente. Anche alcuni addirittura hanno confuso la Costituente islamica, assemblea costituente con Costituzione, che noi vogliamo fare una Costituzione, ma non è questo assolutamente. E, per questo che vi ringrazio di avermi dato questa possibilità di farmi conoscere, di parlare nella mia umiltà, eh. Io molto umilmente, io mi definisco tra virgolette una persona al servizio della comunità, non parlo della comunità solo islamica, della società. Cioè, se posso far del bene, io ci sono, a partire dalla mia famiglia e con tutti. Sarò una Beh, vita, la grossa paura, come oggi leggevo degli articoli dei giornali di destra, tipo Il Giornale, Libero e altri, articoli non recenti, penso, comunque stanno forzando la mano sull'idea dell'integralismo all'interno di una costituente. No, Adesso, e non credo assolutamente. assolutamente. Cioè, adesso non so, Assolutamente, perché molti anzi. attaccano Hamza Piccardo. Io non lo so perché che viene definito così, però cioè, non so perché ci abbiamo messo la faccia noi del comitato promotore. Per far vedere, ci sono diverse persone all'interno del comitato e non mi pare che ci sia questo piano Anche perché all'interno di una costituente e poi di un rapporto Islam-Stato italiano diventa tutto più trasparente. Esatto, proprio per quello. Se mai avverrà questa intesa, tutto sarà trasparente. Ma cioè, non è che vogliamo solamente chiedere un'intesa, si parlerà anche per esempio del cibo halal magari nelle scuole, che io già volevo chiedere anche qui a Milano se era possibile avere il cibo secondo il rito della macellazione islamica, se mai sarà possibile, i cimiteri, perché non ce ne sono ancora tanti, se è possibile fare questo lavoro, è possibile avere un'ora di religione. Non solo quella islamica, ma anche, non so, come buddisti vogliono un'ora, non solo per noi. Io parlo per me perché sono musulmana, ma quando mi dicono, ma voi pretendete, ma che ognuno chieda i suoi diritti, se può, se c'è questa intesa con lo Stato, credo che sia molto importante. E noi ancora non l'abbiamo fatta, molto tranquillamente, però prima di farlo, credo che ci voglia appunto questa elezione democratica per avere i nostri rappresentanti. Cioè, non credo che ci sia proprio nulla di male, non c'è nulla da temere. E poi voglio ricordare che noi non siamo un'associazione islamica sul territorio o un partito politico islamico e non siamo neanche una Jamaat ideologicamente orientata. Cioè, siamo un gruppo che nutre qualche tipo di. Neanche un gruppo che nutre risentimento. Siamo il comitato promotore, dove ci sono fratelli e sorelle, Certo, vogliono servire la comunità. E come in questo. tutte le Esatto. modifiche di legge ci vuole una promozione, ci vuole una conoscenza, perché chi fa delle scelte le deve fare in maniera oculata. E, E trasparente, non ci abbiamo stavo ancora dato. leggendo sempre dal vostro sito Manifesto della Costituente Sì. Islamica i vari punti che voi state mettendo sul piatto, innanzitutto i blog di conoscenza, Sì.
che sono importanti, come qualsiasi blog è importante per far conoscere un'idea o un modo di vedere la vita. Radio Costituente Islamica, Sì. che esiste già, Esatto. c'è un punto finanza e logistica. Che siamo ancora un po' fermi qui. Allora, il punto finanza e logistica, non abbiamo nessun ente dietro. Nessuno ci finanzia. Quello che pensavamo è che chiunque si possa iscrivere possa con 5 euro finanziare tutti gli iscritti alla piattaforma. Possono o qualcuno che voglia comunque finanziare, non c'è nessun ente, nessun stato, nessuno che ci aiuta. Per adesso stiamo andando avanti da soli così. Mi fa venire in mente il discorso di finanza e logistica, il Sì. problema delle banche islamiche, che a differenza di quelle europee non chiedono interessi. No, Sì, ma io non l'ho ancora trovata una, c'è, perché io devo no, ma qua in Italia trovare. non credo che tu le trovi, assolutamente. Ma dicevo, ma neanche Azione lo sui so. social, beh, Sì. questo è importante. Campagna sul territorio e poi team legali. Stiamo cercando di team legali, adesso ci stiamo cominciando a lavorare, ci saranno tre avvocati specializzati che si sono offerti, sempre persone volontarie, siamo tutti volontari, ci autofinanziamo appunto anche per lo statuto, poi che sarà dell'assemblea. E ci abbiamo già i volontari, hanno aderito in tantissimi, hanno offerto le loro competenze, così come per il team legale, così come per la grafica, le proprie Certo, no, no. competenze. Ho visto, a parte gli insulti e critiche, ci sono anche tante cose positive, persone veramente che ci credono e che vogliono contribuire come possono. Questo. Indubbiamente. Io andrei avanti con questo perché verso la fine della nostra chiacchierata, Mina, volevo, a beneficio mio, ma anche di chi ha a volte un'infarinatura sull'Islam, fate alcune domande molto specifiche. Tu non ti interessi solo della Costituente, ma ti interessi anche del sociale, quindi del progetto Aisha, e anche Esatto. Hamza mi ha chiesto di parlarne di questo progetto. Allora, il progetto Aisha è nato perché ci siamo resi conto che c'era questa esigenza, c'era un problema all'interno della comunità, così come questo problema della violenza sulle donne è trasversale, lo sappiamo, perché in Italia ogni 2 giorni muore una donna, quindi, e non sono né straniero da musulmani, quindi il problema c'è. Quindi volevamo avere un focus sulle donne musulmane e non solo perché a distanza da un anno siamo partiti l'anno scorso, 5 marzo, con la presentazione, abbiamo anche donne non musulmane che si sono rivolte a noi. Quindi io sono nel direttivo del progetto Aisha, ripeto, contro la violenza sulle donne e la discriminazione sulle donne e anche contro le mutilazioni dei genitali femminili. Non dimentichiamoci anche questo problema che c'è, che molti sottovalutano. Ma c'è, e quindi anche io parteciperò a due progetti sperimentali con ActionAid e Albero della Vita. Qui in Europa è la prima volta. E devo dire che adesso, da distanza di un anno, abbiamo 20 donne che stiamo seguendo, alcune solo telefonicamente, altre perché per dei consulti o anche solo magari con l'imam. Abbiamo fatto la formazione, abbiamo delle referenti che sono circa una trentina di diverse nazionalità. Diverse lingue, così quando c'è bisogno, qualunque donna possa venire. Dunque, è molto importante capire la cultura di una donna, perché tante volte ci chiamano anche i centri antiviolenza, per questo, anche ce l'hanno le mediatrici culturali, ma stiamo cominciando a collaborare anche con loro. Questo è molto importante. E abbiamo, questa è una novità, un referente, imam, che fa parte dell'Associazione delle Guide Religiose d'Italia, che è Bara El-Obeidi di Milano, sul nostro territorio. E quindi tante volte la donna viene, magari per un consulto, c'è cioè un inizio di qualche problema in famiglia, quindi vuole una mediazione spirituale, vuole sapere delle informazioni, ed è importante che ci sia la figura dell'imam, perché spesso la prima persona che viene a sapere dei problemi in famiglia o violenza è l'imam. Quindi ci vuole anche questa fiducia. In più abbiamo altri due uomini nel progetto perché non se ne parla mai, ma abbiamo due uomini referenti.
che li ringrazio davvero tanto, hanno fatto veramente molto per le donne. E altre cose ci siamo divisi. Io sono nel Dipartimento delle Donne Maltrattate, lo seguo. Poi abbiamo anche il Dipartimento di Sensibilizzazione e Prevenzione. Presto avremo anche il Dipartimento per fare assistenza alle donne con un loro percorso, perché all'interno abbiamo un arte terapista che fa parte del progetto Aisha del direttivo e abbiamo un medico omeopata. Perché vi dico già che noi siamo contro i psicofarmaci. Spesso vengono da noi donne che sono anche 2 anni che prendono questi psicofarmaci, non vi dico in che condizioni sono, e sapete le conseguenze che danno, e spesso i mariti usano questo contro di loro in tribunale. Ve lo dico perché, seguendo i casi, sono andata anche spesso in tribunale e abbiamo fatto formazione con l'avvocato penale, l'Alessia Sorgato, che penso che conoscete, perché spesso poi si vede anche in televisione, e usano questo. Perciò, grazie anche all'aiuto del dottor Bahà, che è un neuropsichiatra omeopata, della dottoressa Bianca Guarino, riusciamo piano piano a togliere i psicofarmaci e iniziare una terapia naturale e per ritornare loro stesse in grado di agire. E vi dico che sono sorprendenti queste donne. Hanno una forza incredibile. Si scopre, hanno tante doti, e questo è quello che noi vogliamo, che ritornano ad avere fiducia in loro stesse. Poi, Esatto, che poi questo è il problema. Io volevo passare proprio su questo argomento, Mina, la palla al balzo a Ugo, che è un medico e quindi potrà certamente dire qualcosa in merito. Sì, Alfredo, ti ringrazio, ma mi incuriosisce, se voi mi consentite, un po' di più, continuare su un discorso precedente, su cui abbiamo detto soltanto poche cose. Per cui volevo chiedere alla signora Amina se è vero che la religione dovrebbe insegnare a tutti noi una capacità di crescita interiore, quindi prima o poi uno dovrebbe imparare a farlo e quindi privarsene dell'aiuto religioso e anche degli stessi dettami. Come può prevedersi per una religione islamica, parliamo di una religione quindi teocratica, cioè dove le leggi sono fatte dalla religione, la religione fa le leggi. Si prevede in un futuro una probabile diminuzione del credo di altre religioni e invece un'affermazione di quelle teocratiche? Cioè, Io voglio guardo. dire, non so se mi sono espresso bene, cioè le vostre religioni sono religioni, mi faccia usare questo termine, onniventi con le leggi, non potranno mai essere sostituite da nulla perché la legge fa parte della religione e quindi fa parte dello Stato. Negli altri stati, negli altri regioni, nelle altre nazioni, la religione serve per un percorso di crescita, non si identificano con le leggi, sono due vie diverse. Se è vero che c'è questo processo di crescita e quindi ognuno di noi potrà poi alla fine fare a meno della religione, la vostra invece non avrà questo problema perché rimarrà sempre tale. Certo, rimarrà sempre tale e io rispetterò la legge italiana nonostante sia musulmana. Cioè, se ci sono delle leggi in Italia che mi vietano di fare delle cose che non so dove vogliamo arrivare, comunque l'Islam lo permette, va bene, io rispetterò la legge italiana, sono qui, sono italiana, pur rispettando anche la mia religione. È semplicemente questo. Se vogliamo ritornare per la poliginia, che non si possono sposare più donne, ma sono musulmane, lo posso fare, ripeto, non è così semplice, non, è molto più complesso il discorso, ci vorrebbe qui comunque un imam, magari una volta possiamo approfondire. Rispetterò la legge italiana, non avrò 2 mogli davanti allo Stato italiano, per dire, non ci sarà questo, lo rispettiamo. E crescerà e rimarrà, io rimarrò musulmana e ripeto, se la paura è che si voglia scavalcare la legge italiana, non rispettare, no, lo rispettiamo. Da cittadina italiana, musulmana, rispetto la legge italiana, dove sono? Dove sono nata? La mia terra, l'Italia. Lei sa bene che nei tempi passati
Quindi torniamo a parlare, Alfredo, grazie della sollecitazione. Parliamo di medicina. La medicina ha fatto dei percorsi, diciamo, dei passi da gigante. Prima, diciamo che si dava, era, diciamo, considerato le malattie come delle provenienze divine, insomma, no? E quindi si facevano soprattutto le popolazioni che erano poco alfabetizzate, dei riti tribali, no? Per ringraziarsi il Dio. E quindi questi riti erano utili per raggiungere poi l'aiuto della divinità. Adesso invece con il progresso possiamo fare anche a meno di fare questi riti religiosi, quindi questo che si chiama concetto teurgico, no? Cioè quello di chiedere l'aiuto del Dio. Noi riusciremo a farlo questo, noi lo riusciremo a fare. Cioè voglio dire, una religione che non si identifica con la legge riuscirà a privarsi della religione. E voi? Oh, io È non... la stessa cosa, Sì, è la infatti stessa cosa. io non me lo pongo questo problema. A Insomma, parte voglio che, a dire. parte, scusa Ugo, a parte che mentre noi cercavamo di capire come funzionava la ruota, gli arabi già avevano la medicina, già innanzitutto, Sì. Chi ha Chi è un inventato i discorso. numeri? Chi Eh? ha inventato i numeri? Ma non Sì, solo i numeri. certo. Il discorso. E anche nella religione cristiana è la stessa cosa, Ugo, eh? Sì, Cioè. no, ma io volevo porre l'accento, Alfredo, credo che ci sia un problema che dovranno affrontare anche loro. Perché se la crescita di ognuno di noi ci imporrà prima o poi di abbandonare la religione, loro non lo potranno fare perché la loro religione è anche legge. Questo mi chiedo. No, questo non Ma c'entra io niente. voglio capire perché bisognerà arrivare a abbandonare la religione, cioè credo che non farà piacere neanche a un cristiano. Per un processo di crescita, perché quello che dicevamo prima, se lei lo condivide, poi non lo so, Sì. la religione serve a conoscersi, insomma, a imparare a crescere, imparare. Poi non avremo più bisogno della religione, così No, come no, non. no. Ma come posso non Ugo, avere bisogno della scusami religione? una cosa, ma mi permetto di dire che è un concetto totalmente sbagliato e penso di sapere da dove derivi. Da dove? Io sono cristiano. Non sono cattolico, quindi ho una visione completamente diversa della religione a differenza di un cattolico che quando è andato in chiesa alla domenica a farsi vedere come vestito, il suo risultato l'ha raggiunto. Nella mia chiesa la guarigione per preghiera è una delle fondamentali cose. Cosa che noi al termine del culto preghiamo per chi è nella nostra comunità è ammalato. Quindi, e la crescita personale non va a finire con l'eliminazione della religione, la crescita personale va a finire con l'esaltazione della religione. Ecco, perché la perdita della religione cioè, io la chiamerei proprio una perdita. Perdere la religione non è una crescita, anzi, il contrario, mi sembra di ritornare indietro. Io ci credo fermamente. Anche per noi musulmani, anche andare a trovare un malato è importantissimo. Certo. Andare a trovare il malato. Quindi c'è cioè, proprio ieri, anzi, lo voglio ricordare, saluto Gianfranco. Ciao Gianfranco, stammi bene, carissimo. E quindi. Non condivido questo pensiero assolutamente, anzi, secondo me, più andremo avanti, più le persone si attaccheranno alla religione, a Dio. Perché come fai ad avere una vita senza Dio? Che scopo abbiamo noi su questa terra? Cioè, qui mi parte da tutto, cioè, non, io vedo proprio il contrario. Io la penso diversamente, anzi. Difatti che si dimostra che siamo arrivati, come leggo qua sul manifesto, ad avere tra i 1700 e i 1900, no scuse, tra i 700 e i 100.000 musulmani di origine italiana, quindi non di derivazione familiare,
ma di scelta religiosa. Guardi, spesso abbiamo delle conversioni di fede, anche domenica scorsa, da un italiano carissimo, Alessandro Amato, che lo saluto, che era testimone di Geova lui. Mia nonna era testimone di Geova, è diventata musulmana 28 anni fa, che la saluto tanto. Io vengo da una famiglia, io sono figlia di un matrimonio misto degli anni 70, tra i primi, diciamo, e avevo la nonna musulmana, parenti cristiani, parenti atei, agnostici, tutte ce l'ho insomma. E io credo che invece sarà il contrario, la gente entrerà molto più nella religione, anche l'Islam vedo che è in crescita, tra i convertiti sono tanti, e non solo per matrimonio, come viene detto, perché ho l'esempio anche io tutti i giorni, anche le storie. Un mese fa è venuta a fare la Shahada una ragazza italiana che a 17 anni ha voluto diventare musulmana, tra l'altro gioca anche in Serie A a pallacanestro, non c'entrano niente solo i matrimoni misti, cioè ci sono delle storie sì, ma anche no. Poi uno deve essere convinto, non puoi farlo per il marito. No, indubbiamente. Ho una domanda per te, Amina. Dalla chat, Federico, buonasera a tutti. Avrei una domanda per l'ospite. Se volessi informarmi a riguardo alla religione islamica, che testi mi consiglierebbe, oltre ovviamente al Corano? Ci sono tanti libri anche di Tariq Ramadan, molto belli, di suo fratello Hani Ramadan, e glielo consiglio anche La misericordia nell'Islam, e ci sono dei libri dell'ABC sull'Islam anche di Pasquini, e se vuole scrivimi in privato che ti mando tanti link di libri, se vuole scrivermi non c'è problema, se no non finisco più, tanto si sa sono Amina Alzir, mi scrive su Facebook, anzi glieli mando anche, glieli regalo. Poi ci sono anche i libri pubblicati da Hamza. Hamza c'ha la sua casa editrice, Alla Kram, no, Al. El Hikma la trova in internet, ci sono tutti i libri che vuole anche sull'ABC dell'Islam per informarsi, alle edizioni El Hikma, non c'è nessun problema, troverà tutto quello che vuole, perché tante volte vanno a leggere testi che io non riesco a capire, rimango scioccata che non fanno parte dell'Islam, che li trovi tranquillamente in internet. Ma non sono giusti e quindi poi mi vengono a aggredire con questi testi qua, che non so chi è che li ha fatti, li ha scritti, ma non certo un musulmano. Quindi è molto importante da quale fonte vengono presi e letti. E ringrazio questo ascoltatore che l'ha chiesto e si è voluto informare. Ok, volevo, siamo già alle 45, Finale. vedi Amina come passa il tempo e te l'avevo Era garantito. agitata, veramente No, è andato tutto spaventata. molto bene. Da Volevo veramente. parlare alcune cose, invece volevo chiederti per spiegarle, ecco, se ne sentono di tutti i colori. Due o tre appunti. C'è stata l'ossessione del crocefisso, che io neanch'io accetto molto perché come credente evangelico il crocifisso non dovrebbe avere il Cristo inchiodato, ma essere vuoto, perché se no la resurrezione non sarebbe avvenuta. Questa è la prima domanda, non nel senso di teologia, ecco. No, no. La problematica del crocifisso nelle aule, che c'è stata questa diatriba con i presidi, con i professori, Valerio con i Bob, da genitori. Adam Smith, se non sbaglio, era partita, se adesso non sbaglio. Sì, il Ecco. tuo pensiero come musulmana, ma Senti, anche come madre. come mamma, ti dico la verità, io non me lo sono mai posto questo problema, con tutti i problemi che ci sono, io non me lo sono mai posto, tra l'altro sono nata a Modena, me lo ricordo bene, non mi ha mai sconvolto la vita, non è un mio problema, se ci deve essere nelle classi, cioè, ma perché dobbiamo toglierlo? E poi veniva detto anche che i bambini rimanevano spaventati da questa immagine, io non mi pongo problemi anche come madre, mio figlio, ho i figli che vanno a scuola, presto inizierà anche il ciclo elementare, non me lo pongo. Non me lo pongo, lasciamo liberi di lasciarlo perché, anche Si se può io non credo, anche. per me Gesù non è stato crocifisso, lo sappiamo anche per noi Certo. musulmani, ma è stato risorto.
c'è un simbolo in cui credono e sono attaccati, fa parte della loro religione, della cultura, io non vado a polemizzare, non me lo pongo come musulmana, Giustamente, sinceramente. giustamente. Proprio non Anche avrei iniziato questa storia mai, nemmeno. Poi, anzi. benissimo. La seconda domanda che viene, se hai qualche domanda, anche tu, Rosario, che non ti sei fatto sentire. No, 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 Ma io io sto volevo fare una domanda a ascoltando. Rosario, ma Rosario, di che religione sei? Sei ateo, agnostico? Sono curiosa. Io faccio fatica a credere la mia religione, Ah, ecco. però sono interessato a tutte le religioni, mi interessano. Cioè, Mi interessa ma lei crede Hamza, che ci sia un... Hamza le ha anche mandato il Corano. No, e mai appunto Ah, ecco. quando prima si parlava della poligenia, poligamia, Sì, eccetera, io sì. mi ricordavo di aver letto tempo fa, quando Hamza mi ha mandato il Corano, Alfredo ci sei? Che sta arrivando la voce, non arriva Sì, la voce. perfettamente. Ecco. Siamo. Mi ricordo di aver letto nella Sura 4, l'Anisa, non so come si pronuncia, le donne, no? Sì. Che riguardo ai figli alla poligenia, che dice al versetto 3, diceva, aspetta, mi devo ricordare, se temete di essere ingiusti nei confronti degli orfani, sposate allora due o tre o quattro tra le donne che vi piacciono, no? Cioè, uno che legge subito questa cosa pensa subito a un qualcosa di diverso di quello che è stato detto. Penso al Però divertimento, magari no. adesso mi metto nella testa degli uomini, invece non è così. Ma se Non temete di è essere così, ingiusti, credetemi, non ma è se così. Esatto. temete di essere ingiusti, allora sia una sola o le ancelle che le vostre destre possiedono. È la stessa cosa Cioè. che disse Paolo quando disse io, San Paolo, io non voglio sposarmi, ma se qualcuno che dovesse cadere in peccato, è meglio che si sposi. È lo stesso discorso. Sì, per questo. Vero. Quindi non mi pongo tanto il fatto della poligamia oppure la legge italiana, una rispetto alla legge italiana. Io mi pongo Sì. il fatto di cercare di far capire, perché è qui Sì. che tutti cadiamo, nella famosa jihad. Sì, ma la jihad è traviata questa parola, perché adesso Sì, jihad, che vuol dire sforzo, sembra si usata chiama solo e sforzo, semplicemente sì, ma questa. proprio È lo questo. sforzo. Eh no, perché sai che tanti mi attaccano su questa parola, chiedo scusa. E lo sforzo si intende nella vita, in tutto, lo sforzo interiore di me stessa. Io tutti i giorni mi devo sforzare per migliorarmi, sono una donna pienissima di difetti e il mio jihad ogni giorno è cercare di migliorarmi, soprattutto dei No, difetti ma che era proprio purtroppo ho. questa, signora Ecco. Mina, il discorso era proprio questo. Quando io sentivo questa parola, perché si sente per televisione, si legge sui giornali, Esatto. è una parola corrente, ormai è diventata, fa parte, cioè, Sì. quasi della lingua italiana, è entrata, no, fuori di dirla. Però io mi ero andato a vedere appunto che cos'era sul Corano, e appunto sul Corano ho trovato questa versione, che è lo sforzo. Cioè, io faccio Bravo, uno esatto. sforzo, poi che può essere anche uno sforzo per migliorarmi, Per cioè, non solo tutto, in adesso. tutto il mio sforzo, io mi voglio migliorare anche nel Per mio amore quello. verso No, Dio. ma è Io qui non che sono soddisfatta di me volevo stessa. dire che bisognerebbe essere un po' più incisivi per cercare di spiegare veramente che cosa è, purtroppo, che cosa è l'Islam. Perché io parto da, diciamo, da persona non credente, tra virgolette, diciamo così, che poi io credo, poi alla fine, che qualcosa debba esistere, non so che cosa, però la persona, cercare di far capire alle persone cosa è realmente una religione, perché noi la religione cattolica la conosciamo, la studiamo sin da quando A differenza, nasciamo, certo, cioè. l'Islam, a differenza della religione cattolica che Trino, crede nel Trino, no? Che Gesù è figlio di Dio. Noi, questa cosa, per noi Dio è unico, non ha generato e non è stato generato, non ha figli. Gesù per noi, pace su di lui, è un profeta, così come lo è stato Adamo, Abramo, Mosè. Crediamo in tutti i profeti. Però per noi l'ultimo, il sigillo dei profeti dopo Gesù è Muhammad, la pace e la benedizione su di lui. Tra l'altro io purtroppo adesso qua non ho i testi, avevo anche delle prove che la Bibbia ne parlava di Muhammad, però sa che spesso viene cambiata la Bibbia, il testo, o
poi c'è anche il Vangelo. Io adesso non ce l'ho qua, non me ne sono preparata. Se l'avessi saputo, ci sarebbe tanto da parlare anche di questo. Questa è la nostra differenza. Anche noi crediamo che c'è stata la Torah, il Vangelo, la Bibbia, però noi non li prendiamo come riferimento perché nel tempo sono stati cambiati. Così Dio fece scendere il Corano, la parola di Allah, il Santo Corano, che non può essere modificato assolutamente. È impossibile provare a modificarlo per come è scritto. Nonostante, vabbè, in italiano c'è chi le va a tradurre alla loro maniera, non sono musulmane e sono sconvolta dai versetti che ho trovato, per forza che poi hanno paura le persone. Li vado a leggere anch'io e mi spavento. E poi quando dico, ma scusate, ma che versione state leggendo? Di chi è? E dico, perché non leggete quello tradotto, molto, è fatto bene da tipo Pasquini, da Piccardo? Mi dicono, no, sono di parte, non va bene. Che significa? Allora dobbiamo leggere un Corano tradotto da qualcuno perché non è di parte, in modo sbagliato, con cose differentissime. Questo che è il problema. No, Comunque, farò il no, mio no. jihad di migliorarmi. Vi Esatto. prometto che lo farò e cercherò di essere una donna migliore e mi impegnerò di più, a partire dalla mia famiglia e poi la società, a migliorare i miei difetti. Guarda, Certamente. No, vai grazie. tranquilla. A L'altra proposito, domanda, volevo dire, chiedo scusa, no, Ugo, dimmi no, dicevo, fa che. onore alla signora Alzer, questo, diciamo, percorso di umiltà che tutti quanti noi dovremmo compiere. Quindi. Io lo dico sempre che ho i miei difetti, e per quello che a volte anche quando trovo persone molto umili, non altezzose, che mi possono aiutare in questo percorso, io veramente poi voglio subito bene al primo impatto in genere, che mi possono aiutare. Tutti vogliamo, adesso c'è chi non ci crede, il paradiso, no? Come destinazione finale, io vorrei vivere anche qui in modo dignitoso e veramente la fratellanza, io ci credo, nonostante tutti siamo delusi da persone, a volte familiari, però dobbiamo lottare per questo anche, cominciando tra di noi, con le nostre diversità, perché siamo uguali tutti quanti, cioè crediamo tutti in un Dio, o anche non ci credi in un Dio, tu sei una creatura come me, io non ti giudico. Quello perché sto male quando sono giudicata Certo. esteriormente senza conoscermi perché ho il velo in testa e allora sono una schiava. Oh, l'ho deciso io, ci credo. Sono convinta che se Dio mi ha chiesto di avere un precetto sull'abbigliamento islamico, c'è, poi uno è libero di vestirsi come pare. Io non mi permetto di giudicare nessuno, non mi permetto Ho assolutamente. qua da Facebook un saluto per te, Da Rosa chi? Gonzales, Rosa Oh, un Gonzales. bacio da Rosa, anche lei è una del comitato, è con me ed è anche una referente del progetto Aisha. Lei fa tanto bene, questa donna è del Paraguay, musulmana sudamericana, fantastica, una grande donna, veramente. Bene, bene. L'ultima, un'altra, sono già le 22:57. È spaccato il No, sito. ma possiamo anche sforare, non abbiamo questo Ah, ma problema. figurati, sono già qua terrorizzata. No, dai, Amina, va tutto bene. E l'altra cosa che ha creato problematiche, sempre nell'ambito scolastico comunque, è il famoso presepio. Ah, ancora, io veramente, io mi meraviglio perché non lo so, sarò una delle poche donne, io questi problemi non li vedo, non li vivo, cioè non ci sono. Poi io ho i figli, io ho fatto le scuole qua in Italia, io l'ho fatta, c'era il presepe, c'era il carnevale, le maschere, la Pasqua. Basta parlare con i figli, ma parliamo. I miei figli me lo chiedono, io glielo spiego, mamma, adesso c'è Natale, ma loro ci credono, io gli chiedo, sì, è così, vuoi andare alla festa, siamo insieme. Parlo con le maestre, ma qual è il problema? Siamo noi che ci facciamo tanti problemi mentali, veramente. Io non lo vedo questo problema, non c'è, non c'è. Ci sono Ognuno. altri complimenti per te, Da chi? Rossella Mariam Jamila Taul. Ah, Tu sei salam aleikum, perfetta. Rossella, carissima, un bacio, un'altra donna E cara. da Matu Touba Matuba. Ah, Guriova. Matuba. Matuba è la presidente di Aiuta Sì e lei veramente aiuta i bisognosi, è slovacca musulmana e lei mi aiuta tanto con le donne, con i bisognosi, aiuta a trovare lavoro non solo per musulmane. Ecco, vedete queste donne musulmane di tutte le razze,
fantastiche. Io ho trovato una rete di persone che Dio veramente me l'ha mandata. Io che credo in Dio, sono convinta e le mando un bacio a Certo, tutte quante. E volevo è ricordare, così. prima che si stacca la biciclettata il 12 marzo, noi il progetto Ascia col CAEM ha organizzato la biciclettata contro la violenza e la discriminazione sulle donne e partiremo da via Padova 366, ovvero Moschia Maria, per arrivare in via Palestro, tutti in sella, uomini e donne. Quindi se andate sulla Benissimo. pagina del progetto Ascia, venite. Ti aspettiamo anche a te, Alfredo, tutti quanti. Siamo un po', siete un po' troppo lontani, poi non ci Ma dai. sarò fuori Italia. Senti, Ah, cara, io devo riassumere questa puntata che è stata estremamente interessante. Abbiamo parlato di una parte delle iniziative perché non era possibile parlarne di tutte. Noi comunque siamo interessati a una tua collaborazione. Perché credo, come ha detto giustamente il nostro grande regista Rosario, l'abbattimento delle paure si può fare solo con la conoscenza, non vero, esiste altro sistema. concordo, Quindi, giusto. se tu avrai tempo di parlare tu o con la collaborazione di Hamza o Vorrei di chi la per. collaborazione di Anza, di Rosa Gonzales, E di chi tu Manu. vorrai, noi siamo disponibili a lasciarti uno spazio in modo che la gente ascoltandoti capisca che non è questo terrore. No. Certo, c'è da aver paura per chi ha travisato la legge divina e qui siamo d'accordo, Dico perché sempre, purtroppo, purtroppo è i vero. terroristi non sono né di Dio né di Satana. Sono solo persone malate e quindi devono essere combattute o perché altro Malate spesso da disagi sociali, a diciamolo, perché comunque disagi andiamo a vedere sociali. le loro storie, erano ex drogati, Certo. con grossi problemi, io non so perché poi si lanciano in questo, però diciamolo anche questo, vi prego, che non c'entra. Va Quindi quando tu vorrai, noi siamo qua. bene, devo organizzarmi, io dovrei fabbricare il tempo, 24 ore non mi bastano, Va non so come. bene, fanne 48, dai, cosa vuoi che sia? Dio mi aiuti, che mi aiuti ad essere una madre migliore, perché ultimamente i miei figli si lamentano, che sono troppo impegnata, cercherò di. Raccontaci, giusto per chiudere, parlami dei tuoi figli. Io ho 6 figli, 5 femmine e un maschio, Ah, beato fra le caspita, donne, povero beato. maschio. Ma no, è beato, diciamo la verità. Sì, rompiamo, noi donne non lo ammetto, però alla fine è beato, è coccolato. Povero mio marito, semmai, in mezzo a tutte queste donne. Sono diventata mamma a 21 anni, io mi ritengo fortunata, nonostante quello che mi hanno scritto, che noi musulmani facciamo 500 figli, vabbè. Ho i miei problemi, lo sappiamo, ho l'età dalla figlia di 20 anni a partire dalla più piccola che ha 4 anni, quindi io ho tutte le età, adolescenza, tutto. Però ritengo veramente che è un grande dono di Dio, non mi annoio mai, è una Ah, grande ci impresa. credo. Ogni figlio ha i suoi problemi. Vedi, io ho 2 figlie, per esempio, che non sono velate, hanno deciso di non mettere il velo, non si sentono pronte. Posso mai io costringerle? Chi so, No. cioè, io, ecco, sarà una cosa tra loro e Dio. Cioè, per me è importante l'intercessione tra noi e Dio. Nessun altro può subentrare. E Esatto. per dirvi, la mia vita, se sto a raccontarvi le giornate, Io non so. condivido questo fatto perché come cristiano evangelico non esistono né preti né suore né nessuno, non è confessioni né nulla. Il tuo rapporto è Rapporto con Dio, diretto te lo con devi Dio. sbrigare da solo. Esatto. Quindi è ancora molto più difficile, perché sei tu e la coscienza, perché andare dal prete e confessare la tua storiella è facile come bere un bicchiere d'acqua. Parlare con Dio diventa un po' più un problema. Soprattutto quando Quindi ti sono capisco piazzate. pienamente. Esatto. Caro Ugo, vuoi chiudere con una tua domanda? Sì, intanto ringrazio tantissimo la signora Alzer perché Grazie. ci ha detto delle cose molto belle, però mi veniva, mentre mi parlava dei suoi bellissimi sicuramente figli, mi veniva in mente una domanda, Sì. secondo quale criterio i suoi figli sceglieranno la religione di appartenenza? E Ma vabbè, allora è una io domanda, insomma.
ti rispondo naturalmente. Io l'ho cresciuta insegnando la religione musulmana in un contesto islamico a casa, però io ripeto, non potrò costringerle in nulla. Cioè, saranno loro, seguiranno, continueranno, cioè, saranno loro a decidere, non sono io. Certo che io ci credo, per me l'Islam è la religione giusta, vera. Però ripeto, queste cose che dicono che se non dovrò uccidere, non so se l'avete sentite, no? Padri che hanno ammazzato le figlie perché hanno lasciato l'Islam, ma E cioè, anche non lo queste c'è sono cose la allucinanti. libertà, libero arbitrio, Certo. questo ha detto Dio, ecco che cos'è, è così che io li cresco. Poi le difficoltà, perché tante volte magari c'è un problema di comunicazione, sbaglio anche io, ho tanto da imparare, sono una mamma difettosa, lo ammetto. Però se si voleva arrivare a questo, ve lo dico già, cioè, così, così come mi hanno insegnato i miei genitori, se domani dico a mia mamma io non credo più, non professo più questa religione, abbandono, non farà i salti di gioia, ci crede, però che cosa può fare? Cioè, me lo può No, vietare? no. Perché se Dio mi ha lasciato libero di scegliere, Dio ci ha lasciato libero di scegliere il male o il bene, vero o no? E allora noi uomini che cos'è? Che cosa possiamo fare noi? Ecco, quando tu sai che è Dio che decide, Dio che ci giudica, basta, un musulmano lo sa, e se tutti ci comportassimo così, veramente, ripeto, staremo molto meglio tutti quanti. Io ti ringrazio infinitamente, Mina, devo dire che sei una donna tosta proprio. Posta Una con le sue debolezze, combattente, una combattente, ma combattente. cado anch'io, ve lo dico che tante volte cado, devo sapermi rialzare, perché se non ti rialzi, Vabbè, questo è il come tutti, pregio di chi non è mai esatto. abbandonato da Dio. Ecco, Quindi, spero di migliorarmi tanto, che ce n'ho di strada da la fare, tua decisamente. giada è giusta. Benissimo, Speriamo. questa serata l'abbiamo passata piena di informazioni. Ci saranno altre serate in cui continueremo il discorso. Perché da dire e da svelare realtà che noi non conosciamo, credendo di conoscere, è una cosa piuttosto impegnativa, ma Va. certamente proficua. Anch'io devo conoscere, anch'io devo farvi tante domande, anch'io tante cose non so, sono ignorante su tante cose, magari ho la presunzione di conoscere, di sapere, ma sono sicura che ho tanto da imparare, credetemi, Ok. e lo possiamo fare insieme. Alla Va bene. prossima settimana non so chi sarà ospite, sarà Va anche per me una sorpresa e vediamo di andare bene. Ti seguirò avanti. d'ora in poi, d'ora ti seguirò volentieri. Ok, Grazie. un Un abbraccio. saluto e un Arrivederci, signora. abbraccio a tutti. Arrivederci. Where'd you be if you had given to protection?